Zombie Apocalypse. Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farmers Life. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, supportatemi ragazzi, iscrivetevi se non siete già iscritti e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora raga, continuiamo qui la nostra avventura con il nostro Casemiro, che stiamo combattendo l'alcolismo, che è alcolizzato raga, e dobbiamo andare avanti. Allora ho scoperto insomma che si possono raccogliere qua nei dintorni, in fattoria ma anche fuori raga, ci sono tutti i pezzi, tutta robaccia tipo armadietti, che ne so, un po' di tutto insomma che si può raccogliere e si può andare a vendere. Infatti io mo ho fatto qualche soldino, cioè abbiamo 351 e ho lo zaino pieno raga, quindi dobbiamo andare, questi qua sono i rottami, ci sono vari rottami in giro che si possono raccogliere e si possono anche vendere. Quindi intanto dobbiamo andare, andiamo un attimino qui in paese. Andiamo a alleggerirci un attimino lo zaino raga. Allora, in pratica lo zaino quando è pieno, questo qua, in pratica il massimo è 60, diciamo 60 kg, ma adesso io ne porto 72 e mezzo, quindi è troppo pesante lo zaino e bisogna svuotarlo un po'. Quindi qui dentro casa ci sta una panca dove possiamo depositare i nostri oggetti qui in camera. Eccola qua raga, facciamo così. Questi ce li spostiamo un po', tipo, che ne so, vediamo un po', 3 se ci bastano. No, 3, ho sbagliato, raga. Ok, pure l'altro, facciamone un altro. Sì, uno, vai. Facciamone un altro. Uno. 60 e mezzo è troppo, vabbè. No, ho sbagliato. Porca miseria. Ce la farò? Ok. Allora, ora possiamo andare alla fiera, le andiamo a vendere questi. Via. Oh, eccoci qua. Ah raga, ho scoperto, mi faccio vedere la mappa, ho scoperto una zona, questa qua si chiama bunker, dove si possono trovare munizioni e armi raga, e poi una zona si chiama orso, dove penso ci saranno degli orsi per andare a caccia. Quindi innanzitutto andiamo a vendere sti rottami raga. Andiamo a vendere, li vendiamo a questo qua. Allora, facciamo affari. Vediamo, questi te li vendo tutti quanti, tutti e 11. E abbiamo ricavato in altri 165 dollaruzzi. Ok, questi, allora, questo c'ho. Ok, il gasolio. Ah, raga, ho scoperto, premendo J, abbiamo diciamo delle missioni, dobbiamo preparare per l'inverno e poi abbiamo la missione anche di riparare il trattore. Quindi penso da fare prima queste qua, dobbiamo raccogliere le scorte raga, vedete, ci serve 12 carne, 12 polpa di pesce, 6 burri, 6 sale. Quindi iniziamo a fare questo e poi dobbiamo fare la legna raga, legna. Che se no l'inverno ci moriamo di freddo e non possiamo neanche mangiare. Vediamo un po' un attimino questo. Beh, l'accetta ce l'ha. No, mi serve. Vediamo che c'ha questo. No. Dobbiamo andare
Andiamo un attimino a questa, dobbiamo comprare un po' di scorte, raga. Allora, facciamo a fare. Ah, ci serve, ha detto. Qua non c'è niente di tutto ciò. Dobbiamo andare, come sa, al negozietto questo qua. Vediamo questa che c'ho. Allora, vediamo un attimino che ci serviva, eh. Ci serve, vediamo un po', burro, sale e tè. Vediamo questa, burro, sale e tè. Vediamo un po'. Trappole, burro. Quanto costa? 10. Allora, compriamo 6 burro. Ok. Poi ci serve caffè, no, il tè. Quanto costa? 20. Allora, lo scolo. Però il tè mi sa qualcosa ce l'avevo pure a casa, se non sbaglio. Abbiamone due soli, oh. E poi abbiamo detto antibiotici, uova. Tanto l'acqua dobbiamo comprare. Ce l'ho quasi finita. Ok. Poi andiamo un po'. Allora, il sale. Il sale, eccolo qua, 20, quindi abbiamo altri 100. Ok, quindi diciamo il tè mi sa ce l'ho pure a casa. Ah, lo zucchero pure. Allora, andiamo lo zucchero, 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 eccolo qua, 40. 40, ne prendiamo 3. Messa a casa, dobbiamo vedere la dispensa a casa che ci abbiamo, raga. Ok, per il momento questo qua. A posto. No, che sta succedendo? Ok. Poi dobbiamo prendere la carne, però la carne mi sa che co... Eh no! Ma perché? Io non voglio fare cazzotti. Porca miseria. Sta di cazzo. Bastardo. Allora, vediamo un po' questo qua. La carne quanto costa? 20. 20, 20, 20. Oh, mi sono scorti pure i soldi. Mi ha fregato pure i soldi quello. Testa di minchia. Allora, raga, quello che vi dicevo, qua intorno ci stanno tutte robe da raccogliere. Noi dobbiamo fare un po' di provviste, quindi mi è stato detto anche che andare a caccia è molto redditizio. Ci andremo, però adesso voglio un attimino. Ah, questa è la ruota del mio rattore, raga. No, ma la sto a prendere. Vabbè, uguale. Vedete? Sono tutte cosette che si possono raccogliere e andare a vendere. Quindi vediamo un attimino come stiamo allo zaino, stiamo molto pieni, quindi mo ce le andiamo a vendere di nuovo. Basta che si va in giro, si raccoglie sti rottami e si vendono. Mangiamo qualcosa, sì, c'è fame, capito?
bene, da questo. Allora. Ok. Dobbiamo andare a mangiare qualcosina. Facciamo affari. Mi compro 6 mele. Poi raga, vediamo come funziona pure la cucina, eh. Mangiate tutte. Va bene. Andiamo a raccogliere qualcos'altro. Cambiare sta fanotte. Prese via. Ok, ora se ne sono andati questi sicuro. Dai, prima che chiudono. Buongiorno, anzi buonasera. Allora, noi ci vendiamo l'Eternit, conferma, e questo, altri pochi. Ok, perfetto. Aspetta, io ho la lanterna. Ah. Allora, conviene riandare un attimo a casa, raga. A dormire così si va a giorno, raga, e così non si vede niente, non si capisce niente proprio. Allora andiamo un po' un attimino alla dispensa che ci avevamo qua. Allora, questo possiamo mettere di qua. Ok, poi il tè. Conferma. Sale già ce l'avevamo. Lo zucchero pure ce l'avevamo. E basta, vediamo un buon attimino come stiamo messi. Allora, abbiamo comprato l'altro zucchero, carne e polpa di pesce. E poi dobbiamo fare la legna, raga, che è importantissimo. Quindi andiamoci un attimo a dormire. Vediamo. Sì, ne sei, no?
Vedi, direttamente dei carri sgrigano di gasolio, mentre i bunker sono zeppi di armi e munizioni, vedi? Dobbiamo andare ai bunker per trovare le armi e le munizioni, si possono trovare, perfetto. Quindi, poi ce ne andiamo un attimino, ecco, ancora notte. Il mio porcellino, quasi morto di fame, poverino. Allora, volevo andare a provare a tagliare qualche alberetto. Vediamo un attimino. Uno piccolo, questi. Tipo questo qua. No, ci riusciamo, ma è grande secondo me. Siamo pure pro. Allora, questo togliamo. Vediamo un po' che succede. Ecco qua. Ma che ci dobbiamo fare questo? Abbiamo pulito. Ora mo ci servirà la sega. Sì. Sarebbe ora di bere qualcosa, sì. C'è un po' di legna. Non c'è niente da qui attaccare. Ah, vabbè, facciamo così. Attacca e solleva. Che ce la fa? Ah, ce la fa pure, no? Insomma. Che non so se portarli dentro è meglio. Però ci voleva il cavallo, l'attaccava al quando arriviamo? Andiamo. No, dobbiamo vendere qualcosa, raga, eh. Che se lo taglia è inutile. Giusto? Ceppi 7, andiamo un po', se conviene. Servono 150. Ormai facciamo così per il momento, ragazzi, no? Ok, siamo un po' caricucci, quindi dobbiamo andare un attimino a scaricare. Scarichiamo qua. Ok. Che è una cosa? Ceppo. Questo che è? Che dio di legno.
Ah, questa le devo usare. Ah, capito. Mo si sfiata. Aspetta un attimo, piccolo. Bevo dell'acqua. Sì. Ok. Bello però, eh? Figo, eh? Che c'è? Ma dicevo? Porca miseria. Allora, andiamo a scaricare. No, non le possiamo scaricare. Ne abbiamo 48. Oh. Quindi dobbiamo fare quante? 150. Andiamo a spaccare altri due ciocchetti, raga. Ne sono rimasti 10. Dai, dai. Mi se casca sto. Cazzo, ne sono rimasti. A posto. Ok, perfetto. Ma così si fa la legna, raga, eh? Vabbè, raga, per oggi è tutto, raga. Tempo è volato. E spero vi sia piaciuto il gameplay. E scrivete nei commenti, raga, datemi qualche consiglio. Se devo fare qualcosa in particolare, se sto sbagliando qualcosa, non lo so. E iscrivetevi al canale, raga, mi raccomando, e lasciate sempre un bel pollice in su. Vi ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!